questa squadra giovedì sera al José Alvalade di Lisbona dovrebbe fare l'impresa. Questa squadra giovedì sera dovrebbe fare l'impresa a Lisbona. Ma dove, ragazzi? Ma in che mondo? Ma in che mondo? L'ennesima figura di merda! L'ennesima figuraccia! L'ennesima sconfitta! Settima sconfitta in campionato. E poi c'è qualcuno anche che ha il coraggio di prendere per i fondelli, di prendere in giro gli amici nerazzurri? Gli amici nerazzurri? Qualcuno ha il coraggio di prendere per i fondelli, di prendere in giro gli amici nerazzurri? Ragazzi, come detto, l'ennesima figuraccia, l'ennesima non prestazione, l'ennesima figura di merda, perché io personalmente me lo sentivo che sarebbe stato un pomeriggio da dimenticare in quel del Mapei Stadium, in quel di Reggio Emilia, perché il Sassuolo, dopo aver espugnato San Siro a fine gennaio, precisamente il 29 gennaio, il pokerissimo, il match, la vittoria della svolta contro il Diavolo, quel 5-2 indimenticabile, dopo il poker all'Olimpico, lo scorso 12 marzo, la vittoria esterna 4-3 ai danni della Roma di José Mourinho, dopo aver raccolto due vittorie storiche, prestigiose contro Milan e Roma. Ecco, ragazzi, il Sassuolo di Alessio Dionisi ferma anche la vecchia signora per il secondo anno consecutivo. Ragazzi, un'altra figura di merda. Questa squadra, lo voglio ripetere, questa squadra dovrebbe fare l'impresa giovedì prossimo in quella di Lisbona, allo stadio José Alvalade. Abbiamo vinto per un tapin. Però comunque c'è anche un'analisi corretta da dover effettuare, perché il gol partita siglato alla sua 250esima presenza della massima serie, il 50esimo gol in Serie A per Grégoire Defrel, secondo gol in campionato dopo quello siglato proprio a San Siro contro il Diavolo lo scorso 29 gennaio. Un'analisi corretta va fatta. La Juventus deve ripartire questa sera dalle lacrime che sono scese dal viso, dagli occhi di Nicolò Fagioli, perché l'errore in disimpegno in uscita di Nicolò Fagioli costa la sconfitta, costa il match, una probabile 0-0, l'ennesima partita impalpabile lì davanti del duo Arkadiusz Milik con Dusan Vlahovic, l'ennesima prestazione che e definire indecorosa, ma anche incommentabile da parte di Leandro Paredes. Paredes è un fantasma peggio di Paul Pogba. Paredes, un fantasma peggio di Paul Pogba, che ormai abbiamo capito entra a circa 6-7 minuti dalla conclusione in ogni partita, perché non ne ha il francese, non ne ha. Cosa c'è da dire? Un miracolo di Perin, si capiva che l'aria era decisamente cambiata ad inizio ripresa dopo un primo tempo impalpabile da una parte e dall'altra, un salvataggio da parte di Danilo su un tiro cross da parte di Laurenté a cercare Pinamonti, gran bel cambio decisivo ad inizio ripresa, fuori Pinamonti, dentro Defrel che poi segnerà il gol partita, miracolo di Perin al 56esimo sulla colpo di testa sulla corner di Bairami da parte di Defrel, salvataggio di Gatti monumentale, poi la conclusione di Bairami, la deviazione dell'ex Frosinone che colpisce il palo, è un vero e proprio forcing nero-verde, un vero e proprio
Forcing nero-verde, la Juventus non reagisce, la Juventus non è mai esistita in questa serata, in quella del Mapei Stadium. E a quel punto, ragazzi, dopo un batti e ribatti, l'errore in uscita da parte di Fagioli, la palla persa e la girata fulminea da parte di Grégoire Defrel per il gol che decide il posticipo pomeridiano di questa 30ª giornata. Settima sconfitta. Settima sconfitta all'interno di una stagione davvero, davvero, ragazzi, incommentabile. 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 Miracolo, miracolo. Poi comunque c'è anche la reazione, il miracolo da parte di Consigli sul colpo di testa di Adrien Rabiot al 73esimo e poi una serpentina su Erlich da parte di Angel Di Maria e conclusione purtroppo alta sopra la traversa. Da lì in poi la Juventus è riscomparsa. La Juventus negli ultimi 15 minuti non è esistita, non è esistita, non è esistita. L'ennesima figuraccia, l'ennesimo disastro, 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 ragazzi, disastro. Chiudo con la frase con la quale ho iniziato il video. Questa squadra, questi uomini, con questo allenatore, giovedì sera dovrebbero fare l'impresa al José Alvalade. A voi i commenti. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!